La vicenda si svolge in un paese rurale dell'entroterra. Due uomini sono stati misteriosamente uccisi. Le indagini sono affidate al capitano dei carabinieri Bellodi, attore Franco Nero. Claudia Cardinale e Rosa Nicolosi, la vedova di uno degli uccisi. Si tratta di un delitto della mafia che si vuol far passare per un delitto passionale. La mafia riuscirà nel suo intento malgrado la tenacia e il coraggio dei carabinieri nella ricerca della verità. In questa scena Rosa subisce uno dei tanti interrogatori. Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominichi, poi mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominichi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaraquà. Non ho visto niente. Niente. Non so niente. Posso dire che la conclusione è questa. Dio è morto, Marx pure, e io mi sento bene. Voglio continuare a vivere, voglio continuare a pensare, voglio vedere dentro le cose, voglio giudicarle per come sono e voglio essere libero, ecco.